Amici carissimi, amici miei carissimi del canale, oggi siamo qua per fare un video che mai, mai avrei pensato di dover fare sul mio canale, perché ho raggiunto un traguardo assolutamente inaspettato quando ho aperto questo canale, 200 iscritti. Grazie veramente, perché secondo me è un, per me, per quel che sono, è un risultato assolutamente straordinario. Fare video per una passione, io ricordo a tutti che sono un semplicissimo giocatore comune, non sono nessuno, un semplicissimo giocatore che condivide i videogiochi che hanno segnato la mia infanzia e penso anche quella di molti di voi, ma ci sono anche molti iscritti più giovani e questo mi fa molto piacere. E raggiungere un traguardo così per me mi riempie di grande onore e grande orgoglio. Io non posso far altro che ringraziarvi, vi ringrazierei uno per uno, ma non c'è il tempo ovviamente. Grazie a tutti quanti, dal primo all'ultimo dei miei iscritti, perché siete tutti importanti allo stesso modo. Spero assolutamente di non perdere neanche uno di voi, anzi, magari di fare qualcosa di più, perché più siamo, più io faccio i video divertendomi e vedendo che la cosa piace, mi riempie di soddisfazione, orgoglio e niente, ho preparato un video dei vecchi miei video pubblicati, una sintesi delle parti secondo me più divertenti, come titolo di ringraziamento ancora una volta a tutti voi. In particolare, ancora una volta, io non posso non menzionarlo perché sono consapevole assolutamente che il 70%, 60-70% dei miei iscritti viene grazie alla continua e insistente pubblicità che il mio grandissimo amico Alex alla Giochi 1980 ha fatto nei miei riguardi e io lui non lo ringrazierò mai abbastanza, che mi ha fatto conoscere. Ma comunque grazie Alex di cuore, veramente sei una persona straordinaria. E niente, terminiamo qua, io sono molto emozionato, non ho più parole e vi lascio il video. Spero che di passare ancora ore e ore e ore, giorni e giorni e giorni insieme a voi, divertendoci, vedendo i giochi più bizzarri e i giochi più belli per Commodore 64. E ancora una buona visione a tutto e a tutti, e grazie veramente con tutto il cuore. Ciao. Si va a dormire e la notte dopo via. Si ritorna per una nuova avventura. Io sono di nuovo finito nel buco, di nuovo finito all'ospedale, ma noi ce ne sbattiamo le balle perché la notte dopo siamo pronti, pieni di birra, per cercare di tornare a casa. Eccoci sbarcati, un pianeta di pulcini. Un pollaio, ecco, queste dovrebbero essere le famose pietre vitali, non radioattive. Ne ho preso una. Adesso penso che in teoria dovrei, infatti non ne prendo più di una alla volta, dovrò riportarla all'astronave per forza, senza farsi beccare dai pulcini. Come guardiani non sono niente male. Quattro. Andiamo a prendere altre pietre vitali, però sono fastidiosi e sono rompiballe. Dobbiamo andare a recuperare gli attrezzi che sono in cima, evitando quel alieno verde che ci lancia sassi, lo scarafaggio. E cos'è quel peso che va, ecco, già due volte è troppo. Adesso rido perché ma è veramente un'impresa superare anche solo il primo livello. Guardiamo se riusciamo a se recuperare il primo. Ecco, perfetto, recuperata la tenaglia. Adesso noi dobbiamo portarla in fondo allo schermo senza. Perfetto, primo oggetto, ok. Andiamo a vedere nell'ardua impresa. Pam! In testa ancora una volta.
tra lo scarafaggio e quell'omino, non so quale sia più fastidioso, ma veramente difficile. Ecco, niente, sono un idiota. Mamma mia, questa è la camera numero 3, è molto più complicata di quella di prima, della 4. Ci sono dei uomini, non so, uomini, io sto guardando gli uomini, non guardo dove vado, e già che Fantasmino dice niente. Ancora una volta siamo al game over. Come saprete, o chi ha avuto esperienza, che si carica, io, a parte, io continuo a morire preso dalla disperazione. Dicevo, sperando che carica il primo colpo, cosa improbabile, con il nostro cacciavitino regolare azimut a nastro continuamente. Ecco, comunque io qua ho girato un po' a destra e a manca a vedere se magari comparivano altre misteriose piattaforme che non vedo, per riuscire ad andare lì in cima, ma non c'è stato verso. E come, ecco, adesso io torno anche dove c'è verso destra quell'albero lì psichedelico, ho provato a passarlo parecchie volte, ma io voglio fare il brillante, ma non, ecco, adesso sono volato giù in un buco. Ecco, se si toccano quelle piattaforme blu, misteriosamente si muore. Tenete a mente che le istruzioni dicevano che avevamo una pistola, ma mi sembra che sta sparando degli ananas. Comunque niente, noi dobbiamo evitare tutti gli animali, dalla scimmia, al serpente, all'elefante, che non potremo uccidere, pure le frecce che arrivano ogni tanto da dietro. L'unico animale che si potrà uccidere, e a quanto pare l'unico che ci farà andare avanti nel livello, se staremo qua all'infinito, è il povero giaguaro. Chiedetemi perché. Infatti, grado 2, siamo già al livello 2. Musica allucinante, musica fastidiosissima. Questo finto scrolling lì che fa venire mal di occhi e mal di testa, almeno a me, e sicuramente anche a voi. Non lo capisco, una porcheria, non c'è altra, non ho altre, no, o meglio, ce l'avrei una definizione più volgare per definire questo gioco, ma meglio lascia stare, che magari c'è qualche bambino. Un messaggio inquietante: preparati a morire. Ecco, già da qui, con la scrammata Blue Commodore, così niente, poi compare il nostro labirinto, partiamo. Ecco, questi sono gli effetti sonori che ho inserito io, non erano naturalmente presenti nel gioco, ma ancora che adesso mi dà quel senso di solitudine. Sentite, quel senso di inquietudine, che l'ho sempre ritenuto un survival horror. Potrebbe essere andato bene per un grande survival, altro che Resident Evil. Questo è un survival horror. Hanno trasformato il nostro Pac-Man. Infatti, ci ho giocato poco perché avevo stream. Diciamo, se era addirittura anche il personaggio Penthouse Patty, Priscilla, Perry, Peggy. Peter Pan, no, ma Penthouse Patty mi stimola parecchio, e sceglierò lei perché sicuramente sarà un artista, la sento, tante volte si riconoscono a pelle queste cose. Allora, a livello di difficoltà, naturalmente partiamo dall'1, non andiamo a complicarci troppo la vita, ed eccoci qua, la nostra Penthouse Patty. Cosa dovrà mai fare Penthouse Patty? Deve dipingere le pareti mancanti. In questo caso, quelle di rosa. Per fare tutto ciò, dobbiamo utilizzare o le scale o i montacarichi. Però, dobbiamo evitare anche con alcuni secchi volanti, qualcuno ci tira secchiate addosso, e altri ostacoli che ogni tanto compariranno a complicare il tutto, come se non fosse abbastanza. Primo livello terminato senza se more.
vedete? Pixel perfect, altrimenti non si va da nessuna parte, tenendo sempre un occhio anche al tempo. L'ossigeno è una minaccia costante per il nostro povero funghetto, che lui ride, lui è lì che ride, non so cosa abbia da ridere. Io, se fossi nella sua situazione, avrei la faccia di quel porco spino lì che vuole uccidermi, ma questa è una mia considerazione inutile, lasciamo perdere. Stavo dicendo, il compito è questo, salvare più... no, sono volato giù col mammut, ecco. C'è anche una... Però fortunatamente la nave è arrivata in tempo, altrimenti... Povero. Il mammut è morto, ma nessuno gliene frega niente. Il sacrificio del mammut è valso la vita di molti naufraghi. La nave festeggia. Maledetta. Questi sono gli ultimi due salti, se vorremmo... Niente, non c'è niente. Rendetevi conto. Io sicuramente non sono un fenomeno, sono un po' un coglione, ma veramente io una cosa del genere non l'ho mai visto. Io, chi ha programmato quel gioco qui, se potrei conoscerlo, probabilmente non so cosa salterebbe fuori, ma pestata ladra, ma non puoi fare un livello di difficoltà, impegnati, fai più tanti livelli, ma non fare una cosa del genere solo per fare l'ultimo pezzo. Vediamo se... Oh, finalmente sono riuscito. Ma non è finita, perché anche qui se non si salta giusto, sì, molto bene. Forse questa è la volta buona. Lo sterodattilo ci seguirà dappertutto anche qui. Noi dovremmo andare al fungo iniziale. Ho sbagliato tutto, attenzione. Ce l'ho... No. Guarda quella... È una schifosa maledetta pulce. Una schifo di una pulce. Manca un bambino. No, ho preso ancora niente, finito, sono arrivato al livello 3, adesso non mi ricordo, vabbè, riproviamoci un'altra volta, perché è veramente una cosa, niente, questo è bellissimo quando si prende il lecca lecca, ecco, ancora niente, questa volta terza partita, altri figli, ma allora, oh, un attimo, adesso qua mi viene il dubbio che le mogli mi stiano mettendo un po' le corna, perché dove lo trovo io il tempo per andare a procreare, dai, per piacere ragazzi, qua c'è qualcosa che non va, io voglio l'esame, ai tempi non c'era l'esame del DNA, mi sa che su quegli 8 figli lì non ce n'è neanche uno mio. Classificazione ancora sulla fascia, proviamo ad andare a vedere se riusciamo a fargliene uno. Rossa al centro, ah, questa è una buonissima occasione, bellissima, grandissimo tiro, ha sfiorato, ha lambito il palo di pochissimi centimetri. Hai detto scheletro, stiamo perdendo un sacco di tempo, andate via, diamante azzurro, dai che è l'ultimo che mi manca, molto bene, questa è la priorità, era assolutamente la priorità. Vai, scheletro lì mi sta rompendo i coglioni in una maniera, oh, in tutto il gioco, qua su Commodore è assolutamente senza... Benissimo, qua sono morto da completo idiota, ma andiamo avanti così, qua su Commodore è assolutamente quasi impossibile finirlo senza qualche trucco, senza qualche vita infinita come avevo usato Alex. Io se non userò niente farò una partita così veloce, tanto il gioco me lo ricordo abbastanza bene, vediamo dove arriviamo, dovrei riuscire a fare almeno due giri. No, non riuscirò mai, sono morto da completo idiota, due vite assurde perse